per essere camorristi bisogna capire questo, vi dicevo, che dobbiamo gestire la vita e la morte di tutti, come se la vita fosse una concessione, come il negozio che fai aprire, che tu dai. Allora questa percezione di morte li rende imprenditori che hanno benissimo, come dire, in mente il loro tempo, quindi la capacità di dover investire, dover fatturare, e poi sanno bene che dura poco, cioè che prima o poi ti beccano, che va in galera, che viene scoperto, lo sanno benissimo, lo mettono in conto. E a volte purtroppo gli arresti diventano quasi un modo per migliorare il loro meccanismo. Adesso Bardellino viene eliminato e nasce Sandokan. Sandokan cambia gli investimenti, non fa più eroina e fa cocaina, non investe più a Roma ma investe in Emilia Romagna. Sandokan viene arrestato e arriva a Zaccaria, che abbassa il prezzo del cemento, diversifica gli investimenti, fa le betoniere, non più le ruspe, e il meccanismo migliora, 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 migliora. E per uno che viene arrestato altri 10 ne vengono fuori. E in tutto questo la loro percezione spesso non è mai di essere dei banditi. E a sud, la grande, può sembrare assurdo, potete immaginarlo, nel clima in cui viviamo, a sud in realtà la parola camorra, la mafia non esiste, che può sembrare quasi una battuta, in realtà è una percezione continua, soprattutto negli ambienti intellettuali e giornalistici, per cui la camorra è solo quella che spara, che scippa, la camorra non scippa neanche, insomma solo il degrado è camorra. Quando si inizia a parlare di impresa, allora sei un mitomane, sei un pazzo, sei uno che sta cercando di dare una giustificazione a qualcosa che non ha quel senso. Questo è un altro pericolo, perché è esattamente il loro pensiero. Io sono un affarista, mi ha scritto Augusto Latorre dopo che si è messo in rumore, arrabbiato, imbestialito del fatto che io possa aver, come dire, calcato la mano sui suoi deliri. Augusto Latorre è una persona, uno psicanalista che ha ucciso 80 persone, capo boss, fissato con un sacco di manie, perché lui si chiama Augusto, il padre si chiama Tiberio, lui andava sempre in giro con 10 persone che sentiva capo dei legionari, le esecuzioni che faceva, appunto gettava la gente nei pozzi e buttava una bomba a mano, ti sembra, come dire, quasi una figura caricaturale di paese. Poi guardi innanzitutto i suoi processi e cita Lacan, anche uno dei pensatori più complessi, e dopodiché investe ad Aberdeen. Aberdeen, che non ha dato l'estradizione e la torre perché erano i migliori imprenditori della città, e quindi per 10 anni se li sono tenuti lì senza dare l'estradizione. Appena la loro economia inizia a scricchiolare l'hanno data. In Spagna fino al 2000 non c'era l'estradizione per l'associazione mafiosa, e quindi tutto questo bisogna capire che fa parte di una logica che non ha niente a che fare con l'idea criminale, e ha tutto a che fare con l'idea imprenditoriale. I personali, le intercettazioni che leggete spesso tra i camorristi hanno questo tono. Le intercettazioni che leggete con sui furbetti del quartierino, l'ultima mi ha sconvolto, bellissima, quella di Ricucci, che a telefono dice: mi hanno chiamato l'anzichenecco, dice l'anzichenecco a me, io che mi scopo tutte le sere a Nafalchi, e quello gli dice: ma che c'è zio? E lui aveva capito l'anzichecco, cioè checca, no? È incredibile, incredibile, cioè aveva confuso l'anzichenecco con l'anzichecco. Questo per dire, ecco, un camorrista non ce l'avrebbe mai, ma mai, oltre al fatto che non direbbe mai di sua moglie che se la scopa, mai. E anche questo è importante, è fondamentale, cioè, questa è una cosa che fa la differenza, cioè i boss creano il fascino di loro stessi, diventano materia, praticamente materia epica, e Gucci no, anche se può sembrare. I boss costruiscono un'immagine che è incredibile, che è studiata, che è meticolosa, che è finta, ovviamente. Valterino Schiavone, nelle mie parti, si fa costruire la villa come quella di Tony Montana e Scarface, che va sempre vestito di bianco e con la camicia rossa, che si offende non perché io ho scritto la sua storia, ma perché nella scena che io piscio nella sua vasca, quello è un affronto privato, quindi da risolvere in maniera privata. E oppure il Nunzio De Falco, che inizia ad avere una marea di donne, Vincenzo Di Lauro, si fidanza con una ragazza, lui, la sua piazza era Chivasso, questo per capirci, lui gestiva la droga lì, cemento lì. A un certo punto Vincenzo Di Lauro si fidanza con una ragazza di Strasburgo, quando questa ragazza telefona alle sue amiche, le sue amiche dicono: ma stasera esci con Michael Corleone, incredibile, no? Lui lo sa, e lei dice: sì, esco con lui, è incredibile. Questa è una cosa fondamentale, capirla, cioè capire che non si sta trattando spesso, a volte sì ovviamente, ma di bestie, ma di persone che continuamente si confrontano con un immaginario
che è quello cinematografico, che è quello vincente delle liste femminili, che è quello, come dire, fascinoso dei grandi capi mafia raccontati dal cinema. Cosimo Di Laura si presenta vestito del corvo. C'è tutto un atteggiamento. Quando io ero ragazzino, si stava giocando a biliardo con un ragazzo, Daniele, poi diventato un cantante di un gruppo, e passa la donna di Gennaro Marino McKay, all'epoca non era già diventato boss, e Daniele dice questa frase, dice: guarda, piezze ciacca, bellissimo, no? Al che dietro c'era Gennaro Marino McKay, lui non se n'era accorto, e quella donna era la sua donna. Al che, completamente fingendo, perché lui non aveva alcun tipo di ostilità il boss verso il ragazzo del suo quartiere, però sapendo di avere tutti gli occhi addosso, con fare flemmatico, gli tocca la spalla, poi prende il pallino del biliardo e dice: Daniele, lo vedi questo? La prossima volta lo facciamo con la testa di lui. Un ovviamente un'immagine finta, ma capace di crearti immediatamente un afflato epico che ti fa immediatamente raccontare la vicenda, e quindi quel racconto diventa il racconto di quella persona, e il racconto di quella persona diventa la tutela del suo potere, la leggenda del suo potere. Quando può sembrare strano, quando a Casal di Principe mi è capitato il 23 settembre scorso di attaccare i boss in piazza, lo dovevo fare perché insomma non ne potevo più, e in quella piazza il nome dei boss non viene mai pronunciato, ma mica perché i boss ti fanno qualcosa, se tu dici Schiavone, Zagaria, Iovine, non ti fanno niente, solo che sono così pieni di leggende di potere che uno ha quasi timore, come pronunciare il nome di Dio in vano, quello, hai capito, a quell'altro, ma chi conta hai visto dove sta? Mai, mai il nome, il cognome, mai. Però urlarlo, dirlo lì, dire: guardate, si dice, hanno un nome e cognome, una faccia, una debolezza, e diventa difficile, complicato, quasi impossibile da capire, no? Per chi sta lì, per chi vive, come dire, la leggenda di questi personaggi, una leggenda che io non ho voluto evitare, anzi io stesso sono il primo a essere affascinato da tutto questo, però l'ho voluta smontare, vedere pezzo per